Allora, dicevo, voci transnazionali, parleremo di Argentina e siamo appunto con Roberto Lovari, che abbiamo già avuto su Libri TV, gentilmente ci ha concesso la sua collaborazione per approfondire un tema che è un tema che è venuto alla ribalta. Diciamo che sono stati due appuntamenti. Uno, appunto, le elezioni al Papa, al solito pontificio del Cardinal Bergoglio, argentino. E ovviamente questa cosa poi si è andato subito a vedere un po' i trascorsi, visto che l'Argentina è uscita da non tantissimo tempo, insomma, da un regime dittatoriale, quello di Videla, e Videla proprio che è morto una settimana fa, quindi possiamo dire che Libri TV in qualche modo è sul pezzo. E quindi ci sono stati vari articoli, vari in qualche modo, non dico, non si possono chiamare polemiche, ma qualcuno che ha cercato un pochino di andare a rievocare i passati del cardinale Bergoglio in quel di Buenos Aires, in Argentina, e soprattutto il suo approccio, l'approccio suo e della Chiesa rispetto a questo regime dittatoriale di Videla. E con Roberto, appunto, che io già l'ho presentato, ma ve lo voglio ripresentare, giornalista e corrispondente per Radio Radicale su tutta la questione dell'America del Sud, approfondiamo questo tema. E do subito a lui la parola dopo questa piccola cosa introduttiva che mi sembrava doverosa. A te, Roberto. Sì, buonasera. Prima vorrei fare una premessa personale, perché così almeno chi ci ascolta, chi ci guarda comprende meglio. Io sono laico e agnostico. Rivendico questi due dati perché poi le cose che dirò può darsi che potrebbero essere, se non si tiene presente questi due dati, possono apparire strani. Questa vicenda, l'elezione del cardinal Bergoglio, Jorge Bergoglio, argentino di origine italiana, unito all'argentino, ha richiamato la vicenda, la storia drammatica dell'Argentina, sulla quale c'è un po' una vulgata che passa per la maggiore, ma che secondo me è incompleta, che sta per esempio in Brasile riemergendo. Qual è la vicenda? Viene eletto Bergoglio e, per esempio, riappaiono delle cose già apparse nel passato in Argentina, le accuse che gli vengono mosse da Verbischi, Orazio Verbischi, il quale lo accusa di essere responsabile dell'arresto e delle torture di due gesuiti, di due religiosi che predicavano in alcune borgate, in alcuni quartieri poveri di Buenos Aires. Verbischi, Iorio e Ialix erano i due nomi. esatto. Uno è morto e l'altro ultimamente dichiarato che si è riconciliato, ma non si capisce bene oggettivamente. A questo punto bisogna inquadrare due cose: l'Argentina in quegli anni e Orazio Verbischi. Perché Orazio Verbischi chi è? Quali sono state i comportamenti, le vicende di Bergoglio prima di diventare Papa in Argentina? Perché se non si legano questi fatti, secondo me, non si arriva alla verità, non si storicizzano, si contestualizzano i problemi, perché è facile parlare di 30.000 desaparecidos, ma per esempio in Argentina c'è una polemica perché e le vittime dei desaparecidos. Ora, questo è un altro discorso, ma ci entriamo dopo. Allora, veniamo a Orazio Verbischi. Orazio Verbischi è un giornalista che già nel passato ha scritto articoli contro Bergoglio. Ma il passato, conosciamo tutto il passato di Bergoglio, non conosciamo però il passato di Orazio Verbischi. E io l'ho appreso leggendo, per esempio, stavo in Brasile quando è stato eletto il Papa, e i brasiliani, che sono da prendere con le molle, perché in genere quando parlano degli argentini fra i due non c'è una grande amicizia, però dicono anche delle verità. E chi era Orazio Verbischi? Orazio Verbischi era uno, adesso è un giornalista che scrive su Pagina 12, è un uomo, un fedele dei peronisti della Kirchner prima di Néstor Kirchner e adesso dell'attuale presidente. Ma che cosa faceva negli anni 70 Orazio Verbischi?
Allora Orazio Verbischi lo dice, sì, io sono stato peronista Montonero fino al 77, però Orazio Verbischi è uno che metteva le bombe. Attenti, io sono, voglio fare questa distinzione, dico questa cosa, io per quelli che prendono le armi quando c'è una dittatura lo ritengo lecito, può darsi che farò dispiacere a qualche pacifista, ma chi impugna le armi contro le dittature, secondo me non fa male, non mi sento di condannare. Ma Orazio Verbischi, che aveva un soprannome dato le sue geste, in spagnolo veniva chiamato El Perro, che in italiano significa il cane. Orazio Verbischi è accusato di aver messo delle bombe dove ci sono stati dei morti, ma si badi bene, non dopo il 76, quando i generali prendono il potere, prima, quando c'era un governo legittimo, perché governava Isabelita, che era la vicepresidente che aveva assunto il potere dopo la morte di suo marito Juan Domingo Perón. E che cosa succede negli anni che precedono il 76? Dove i Montoneros e l'ERP scatenano una guerriglia sanguinosissima. E il Perro, Orazio Verbischi, faceva parte di quella frazione dei Montoneros che diceva che bisognava colpire il più duramente possibile l'esercito, perché bisognava provocare l'esercito affinché l'esercito facesse quello che poi ha fatto, un colpo di Stato, perché in una vicenda di questo tipo sarebbe stato più facile per l'ERP e i Montoneros conquistare il potere e costruire quello Stato socialista che loro proponevano. Allora Orazio Verbischi non è quel giornalista puro, è un uomo dal passato sanguinoso, è perché, permettimi di dire una cosa che in Italia si dice poco, ma 2 anni fa c'è stato un convegno al Senato dove è venuta una giornalista, è perché sono morti i desaparecidos, ma ci sono state anche migliaia di morti di persone che sono state, va bene, erano soldati, poliziotti, giudici, ma anche cittadini innocenti, perché dagli anni dal 73, quando torna Perón in Argentina e il peronismo si scatena una guerra civile che, secondo alcuni, è costata migliaia di morti. Erano sicuramente colpevoli, che erano militari, poliziotti, giudici, tutto quello che si vuole, ma questi morti ci sono stati. E allora noi abbiamo una vulgata che ci sono i desaparecidos e ci sono stati. Saranno 10.000, come dice l'inchiesta fatta dallo scrittore Sabato, dopo l'83, o 30.000, come è attualmente il dato. Io non voglio entrare in questi dettagli, però voglio inquadrare questo clima storico di durissima e sanguinosissima guerra civile che c'è stata in Argentina. Poi l'esercito ha fatto il colpo di Stato, ha isolato la Isabella Perón, Isabelita chiamata, e poi ha perseguito un lucido e nazistico disegno di disintegrazione e distruzione fisica degli oppositori, dei loro simpatizzanti e dei loro familiari. Verbischi, adesso, dopo aver passato queste vicende, si è scatenato contro Bergoglio. Però Bergoglio, che cosa faceva Bergoglio a Buenos Aires? Faceva cose che io, per esempio, non condivido. Faceva delle marce contro la legge che consente il matrimonio degli omosessuali, contro l'uso, che era per lui un voler distruggere la famiglia e il disegno di Dio. Vabbè, opinione del cardinale Bergoglio e di Papa Francesco. Però Bergoglio faceva pure delle dure accuse alle disuguaglianze sociali che il governo della Kirchner ha e sta ancora tentando di nascondere. Le grandi fasce di povertà che la politica assurda del peronismo continuato dai Kirchner e la corruzione. Bergoglio ha denunziato queste cose.
Il marito della Cristina Kirchner, che poi è stato presidente dal 2003 fino al 2007, quando è stata eletta la moglie, insomma, c'è una dinastia familiare, quasi quasi siamo una Corea collocata ai trofini, non sono tra padre e figlio, qui è tra marito e moglie che si scambiano il potere. E Nestor Kirchner aveva definito il cardinale Bergoglio il vero capo dell'opposizione. E allora io credo che tra persone che hanno la buona fede bisogna capire che perlomeno c'è il sospetto che Orazio Verbischi colpisca su mandato del potere argentino interpretato dalla non affascinante ma fascinosa Cristina Kirchner, perché bisogna inquadrare i fenomeni, perché alcuni giornali italiani hanno riportato qual è stata la vicenda vera. Certo che ci sono delle responsabilità della Chiesa argentina di connivenza e di complicità o di silenzio nei confronti dei generali e delle dittature. Non è questo stato l'atteggiamento, per esempio, di tutte le chiese in Sud America. In Brasile ci sono stati fenomeni diversi. Nel Cile di Pinochet la Chiesa costituì proprio un ufficio per dare una mano agli oppositori. In Argentina fu diverso. In Argentina Pio Laghi, che era il nunzio apostolico del Vaticano, andava a giocare a tennis con l'ammiraglio Massera. Certamente nel 2000 la Chiesa ha fatto un documento, la Conferenza Episcopale d'Argentina, si dice su spinta di Bergoglio, che era primato in quell'anno, ha chiesto scusa per i silenzi, la passività, perché l'atteggiamento, qui è il punto, la Chiesa in Argentina ha taciuto, è stata inerte. Ma c'è poi anche qui, va spiegato la situazione particolare, perché in Argentina la Chiesa, i preti prendono stipendio dallo Stato, c'è un accordo, c'è addirittura un vescovo, una specie di ordinario militare, il vescovo Tortoretto, mi pare che si chiami così, che aveva uno stretto legame con i generali, i quali, ricordiamoci gli anni, la fine degli anni 70, il grande scontro globale, la guerra fredda, l'elezione di un uomo che viene da un paese del comunismo. Nel 78 viene eletto Wojtyła, il cardinale Wojtyła, che viene dalla Polonia, dove c'è uno scontro all'ultimo sangue, Gianni, tra il comunismo e la Chiesa Cattolica. E i generali là dichiaravano di voler condurre, che stavano facendo la terza guerra mondiale contro il comunismo. Ma questo non giustifica, perché anche altri paesi hanno avuto dittature militari, ma in Brasile, per esempio, il cardinale Harms, Sal, Lula, lo dico sempre, quando faceva gli scioperi, poi si rifugiava e veniva aiutato dalle gerarchie cattoliche. La Chiesa cattolica in Sud America in questa vicenda degli anni 60-70 ha avuto atteggiamenti diversi, sicuramente. Ma infatti, giusto su questa cosa, volevo soltanto aggiungere che Verbischi, peraltro, commentando appunto l'elezione di Bergoglio, accenna appunto, fa un parallelo e dice che è un pochino come, a parte che lo definisce un populista, ma comunque immagina che nel nostro continente, parla appunto del Sud America, sarà simile a quello che Wojtyła fece appunto rispetto al blocco sovietico a suo tempo, quindi ovviamente è una posizione in difesa di un socialismo reale, almeno così sembra, insomma. No, loro temono, perché su Bergoglio ci sono due tipi, c'è un timore e un'attesa. Il timore sono delle forze, diciamo, i peronisti, gli sciavisti, cioè una sinistra massimalista che temono che l'elezione, l'ha detto anche D'Elia, che è un capo di picchettero, sarebbero i picchettero in Argentina, sono specie di centri sociali,
che ha detto questo Papa è stato eletto con la funzione, con una funzione tipo di quella che ha avuto Papa Giovanni Paolo II, di fare la guerra al comunismo e qui di fermare le forme, l'indipendenza, fermare la grande trasformazione verso l'integrazione dei popoli sudamericani. Questo è, diciamo, da una parte. E però c'è anche un'altra attesa. Molti dicono, io per esempio c'è un giornalista che è molto bravo, si chiama Andreas Oppenheimer, che scrive su uno dei giornali più autorevoli in lingua spagnola degli Stati Uniti d'America, il Nuevo Heraldo, che dice: non sappiamo se il ruolo del Papa argentino sarà uguale a quello del Papa polacco, no? Avrà la stessa notorietà. Però per le posizioni che ha preso, per esempio, in Argentina, di contrapposizione allo strapotere del potere, consentitemi questo, contro una certa arroganza del potere che ha in Argentina, contro le manipolazioni, contro la radicalizzazione, perché una delle caratteristiche della vita politica, una delle grandi scelte che ha fatto il peronismo dei Kirchner è quella di radicalizzare lo scontro con l'opposizione e con le altre forze politiche. E il Papa ha messo Bergoglio, quando era cardinale, ha messo in guardia, attenti che così non è positivo. E questo ci si aspetta, molte forze liberal democratiche aspettano che il Papa prenda una posizione verso certe violazioni delle libertà individuali e collettive politiche che avvengono in alcuni paesi del Sud America, vedi Venezuela, vedi l'Ecuador, dove i giornalisti vengono processati dal presidente, condannati a vari anni di galera perché hanno e a multe pesantissime, che poi dopo vengono ammistiati. La magnificenza di Correa è grandissima, si sa, è perché hanno fatto delle critiche. Allora, come si muoverà questo Papa in Sud America? Farà solo quello che poi introduciamo una cosa che voglio dire, perché è interessante l'atteggiamento di alcuni cattolici sulle motivazioni per cui è stato scelto questo Papa. In Sud America, ma anche in Italia, si è detto che questo Papa è stato scelto un sudamericano perché deve fermare l'espansione degli evangelici, dei protestanti in Sud America. E probabilmente è vero, probabilmente è stato scelto questa persona per questo suo particolare cristianesimo, che ha una forma umile, semplice, che pur essendo un gesuita richiama la parte più bella della predicazione di Francesco d'Assisi. Credo, perlomeno per quanto riguarda, pur essendo, ripeto, agnostico, serenamente agnostico. E quello che, per esempio, mi ha fatto veramente, mi ha lasciato perplesso, un po' stupito, è stata quello che ha scritto Messori, Vittorio Messori, che anche qualche giorno fa aveva ha pubblicato un articolo lungo su il Papa e questo suo modo di essere, che dice: no, non l'ho scambiato, non è di sinistra. È vero, non è di sinistra questo Papa, però ha questi elementi, a parte l'articolo di Messori. Ma Messori che cosa ha scritto? E questo veramente sorprende, di scoprire che quest'uomo, che passa per un intellettuale, o è bugiardo o è fazioso o nasconde la verità. Perché lui cosa ha scritto? Dice: ma c'è vero, io l'avevo previsto che questo Papa sarebbe stato scelto in Sud America per fermare i protestanti, perché là ci sono stati vari missionari che, finanziati abbondantemente dagli Yankee, dai nordamericani, hanno fatto un sacco di proseliti, di fedeli, perché poi quando questi sudamericani entrano in queste chiesuole, in queste sette, ricevono un aiuto finanziario. Beh, ha avuto già una smentita, che logicamente il Corriere della Sera ha pubblicato l'articolo, grandi caratteri, è stato scritto queste sue tesi assurde, le ha riproposte anche in un libro che è stato scritto da lui sul Papa Francesco. Si vanno tutte le librerie, ormai è pieno di libri. È assolutamente falso questo, perché una cosa è vera.
in Sud America si trova il 42 di quel miliardo e due di cattolici che ci sono nel mondo. Ma è anche vero, per esempio, l'ultimo dato che c'è, l'ultimo censimento fatto in Brasile nel 2010 ha dimostrato che i cattolici in pochi anni sono passati dal 92 al 64%, e gli evangelici, nella forma neopentecostale, che quelli che sono, non so se li conoscete, quelli che esprimono la loro religiosità in un modo fragoroso, corporale, cantando, inneggiando al loro Dio, sono diventati 42 milioni. E allora Messori, come fa a non dice che lui conosce bene, Messori non conosce niente, o non conosce, o è un bugiardo, perché tutti quelli che hanno un minimo di conoscenza di queste confessioni religiose, e io come agnostico amo andare in Brasile a vedere i fenomeni della religiosità, e vado anche in queste chiese, e queste chiese sono alcune, ci sarebbe anche da parlare, che veramente da arrestarli per credulità popolare, per aver ingannato. Però, beh, in Brasile ci sono molti riti, diciamo, anche di deriazione africana, Gianni, quella è un'altra cosa. No, io gli parlo proprio delle religioni neopentecostali. Questi quando vanno là, perché sono ricchi? Pagano le decime, come facevano gli antichi cristiani, come fanno ancora molti degli ebrei che sono iscritti alla loro comunità. Allora, è dire che questi, gli evangelici, i neopentecostali, sono cresciuti così di numero solo perché ricevono dei contributi finanziari è una volgare, ignobile menzogna. Io sono agnostico e loro sono credenti, però ci vanno, perché per esempio ti faccio un quadro storico, negli anni 80, quando in Brasile ci fu un fenomeno di crescita spaventosa dell'urbanesimo, in queste desolate periferie delle grandi città brasiliane, la chiesa non ci stava. Ci andavano invece questi pastori che mettevano quattro legni e cominciavano, una seggiola, e cominciavano a predicare. E ci sono fenomeni, alcuni dei quali mi lasciano perplessi, che nel 77, per esempio, Edir Macedo, che è il creatore della Chiesa Universale del Regno di Dio, c'è anche a Roma, da quattro fedeli adesso ha 4 milioni di fedeli, migliaia di chiese, la seconda televisione del Brasile, un giro di affari di 2-3 miliardi di dollari. Però questa gente andava in questi pastori delle chiese evangeliche, andavano in questi quartieri desolati. E tu, se vai in Brasile, vai in qualche quartiere popolare, li chiamano favelas, ma io non amo chiamarli così, vedi il sabato queste persone, caldo terribile, con la camicia abbottonata, le maniche lunghe, la cravatta e la Bibbia. Ora, io sono agnostico, ma noi dobbiamo imparare, proprio perché siamo agnostici, noi rispettiamo. E io, che mi appassiono di comprendere questi fenomeni, poi certo, ci sono fenomeni cialtroneschi, come quello per esempio la chiesa dove andava un personaggio conosciuto in Italia come Cacà, che dava 1 milione di euro all'anno a una chiesa, Rinascere in Cristo, che poi gli hanno arrestati per truffa, per esportazione illegale di valuta, che lui si fece, per dirti l'ambiente, per dirti la chiesa, lui si fece chiamare l'apostolo e lei la vescova, erano marito e moglie fondatori. Però accanto a questi fenomeni di degenerazione, di imbroglio, la chiesa cattolica ha perso spazio perché è stata ferma, dilaniata per decenni nel contrasto tra la chiesa della teologia della liberazione e una chiesa conservatrice. Il risultato è stato che queste nuove forme di religiosità, dove c'è anche quello che tu dicevi, e nella città che io frequento di più, Bahia, c'è lì la maggioranza, il 70% della popolazione nera e mulatta, e le forme delle religioni ancestrali, le religioni animiste che loro avevano in Africa, che ci sono ancora, ci sono diffuse, sì. Ma quello che è la Chiesa cattolica è terrorizzata.
E voglio dirti, perché Franzi che dice ma Lovari si inventa qualche cosa, adesso riparlo con la voce del cardinale emerito di Washington, quindi McCormick, che ha detto forse Francesco, il Papa Francesco, farà in modo che la Chiesa cambi in Sud America, che non sia più quella che è stata sempre, lo dice l'arcivescovo cardinale di Washington, non sarà più legata ai ceti dirigenti e ai governi, ma diventi una chiesa del popolo. Perché loro sanno degli studi, perché poi si fanno gli studi, la Chiesa Cattolica in Brasile per esempio perde 1 milione di fedeli all'anno, e degli studi hanno detto che se le cose continuano così, fra un'altra trentina d'anni saranno invertiti i rapporti. Adesso è 2/3 di cattolici, 1/3 di evangelici, saranno 2/3 di evangelici, 1/3 di cattolici. Ecco, questa è la ragione. Però ecco, Messori dovrebbe, vabbè, poi lui è un grande intellettuale, scrive libri, ha grande attenzione sul Corriere della Sera, il presidente per esempio dei neopentecostali italiani gli ha contestato queste cose ignobili che lui ha scritto, lui piccolissimo, ovviamente la replica è stata in 4 righe piccolissime. Quindi una materia complessissima che va affrontata storicizzando con l'umiltà di sforzarsi di capire i fenomeni storici, quindi l'Argentina, di capire questo Papa. L'hanno scelto secondo me perché è vero, questo in Sud America vogliono un Papa sudamericano, perché mentre la Chiesa ha vinto la sua guerra, il suo scontro mortale col comunismo, è caduto il comunismo, in Sud America c'è un altro pericolo che sono gli evangelici che stanno, come dire, mettendo a rischio quella che era un po' una nicchia riservata, no? un gregge rimasto intatto per 3 o 4 secoli dal tempo della scoperta dell'America, Gianni. Sì, noi intanto il tempo sta passando, siamo quasi in conclusione. Io a questo punto, tanto perché siamo partiti appunto con Verbischi, che insomma ha fatto poi peraltro libri, insomma, ed è il più apparentemente, insomma, più duro su questa lezione di, il meno entusiasta, insomma, di questa lezione di Bergoglio, chiedevo una considerazione quindi decisiva, no, decisiva no, diciamo conclusiva. Secondo te, sulle cose che dice Verbischi, in qualche modo anche avvalorate da Adolfo Perez Esquivel, che, che è un premio Nobel un pochino, anche lui un po' dubbioso? Io c'ho qui proprio, perché io leggo i giornali brasiliani, e qui proprio Perez, ti leggo testualmente quello che ha dichiarato. Sì, leggimi, io ho visto l'intervista, sì, dimmi. Il Papa non ha avuto nulla a vedere con la dittatura, non è stato complice della dittatura, non collaborò, preferì una diplomazia silenziosa. Adolfo Perez Esquivel, premio Nobel della pace, ex prigioniero politico. Poi c'è un'altra dichiarazione che in Italia non è apparsa, ma che io giudico importante. Quando qualcuno aveva bisogno di fuggire dal paese, lui, Bergoglio, sempre appariva al salutarlo. Alizio Olivieri, giudice destituita dai militari, ex segretario di diritti umani di Nestor Kirchner. Io credo che è solo Orazio Verbischi, perché secondo me altri sono i problemi e le pecche, una certa debolezza nei confronti per esempio dei reati dei colpevoli di pedofilia. Non c'è avuta anche nella Chiesa argentina una certa energia. Noi non dobbiamo dimenticarci la vicenda di Marcial Maciel, che era il fondatore delle Giornate di Cristo, che grande rigoroso morale, poi si è scoperto che aveva violentato una 20ina di bambini e aveva 4-5 figli. Ora, io credo che le colpe sono della Chiesa, dell'atteggiamento timido, silenzioso, e ha chiesto scusa. Un po' poco di fronte al bagno di sangue a cui hanno assistito e di cui alcuni di loro sono anche complici. C'è una dichiarazione riportata da un giornale brasiliano che sono andati da un vescovo che aveva fatto una dichiarazione al suo tempo, dice: ma lei la tortura che ne dice? Esiste? Dice: ma sa,
le confessioni non si ottengono con le caramelle. Poi il giornalista è tornato anni dopo a domandare: no, non me la ricordo aver fatto questa dichiarazione. Quindi le responsabilità sono della Chiesa. Bergoglio era provinciale dei Gesuiti. Non mi sembra, ecco, che io non avvaloro le tesi di Verbinski, credo che nelle dichiarazioni di Verbinski ci sia il riflesso di una vicenda. La elezione di Bergoglio a Papa è stata una brutta notizia per la Kirchner, perché, per dirti, poi il personaggio della Kirchner, quando tutto il mondo, laici, credenti e non credenti, aspettavano questa cosa, lei giocava con Twitter parlando delle sue cosucce. Quindi è logico che l'elezione di Bergoglio ha rappresentato una brutta notizia per un regime che è in grande difficoltà, perché sta in grande difficoltà verso quelle grandi masse popolari che sono state storicamente la base del peronismo, cioè in Argentina. E quindi credo che il giudizio sia quello di dire: c'è una strumentalizzazione nelle valutazioni di quello che veniva chiamato, quando faceva il militante e buttava le bombe dei Montoner, e il perro. Eh sì, quindi insomma a questo punto auguriamo un buon lavoro al nuovo Papa Francesco e speriamo che effettivamente un po' la Chiesa argentina in qualche modo prenda le distanze dagli vari fenomeni, diciamo, di autoritarismo che questo grande laboratorio politico che è stato nel Novecento il Sud America, che poi è stato un po' un laboratorio di sperimentazione in cui poi sono uscite fuori varie forme di regimi totalitari e non rispettosi dei diritti umani e così via, insomma, comunque sia, questa Chiesa prenda le distanze e poi in qualche modo anche da laico immagino che ovviamente sia anche già ragionevole e legittima la preoccupazione se c'è un calo di fedeli, di persone che li seguono e quindi insomma hanno preso delle contromisure politiche, che lo Spirito Santo appunto in conclave abbia in qualche modo agito politicamente. Sì, e sì, quindi staremo sì. A vedere. Roberto, noi ti ringraziamo, grazie di queste testimonianze, ti diamo appuntamento ovviamente su Libri.tv per nuove cose, approfondiremo e parleremo anche di eventuali nuove tue collaborazioni per parlarci dell'America Latina. Grazie ancora e la linea alla regia. Grazie a voi.